Ricordo ai gentili telespettatori che la prima tranche della linea Umizu è on the line, come dicono i giovani, un fantastico regalo di Natale per parenti, amici, sorelle o fratelli che nuotano, perché no, costumi per lei, per lui e soprattutto una fantastica cuffia per entrambi. Link in descrizione. Ciao a tutti, questo Electric Apu. Come state bambini? Tutto bene? Come prosegue la giornata? Il bambino mangia? Bene, sono contento. Oggi siamo qui con Giulio. Uè. Molto gioioso come sempre. Mi ha chiesto del supporto nella costruzione di un team Pokémon in grado di affrontare in modo piacevole il competitivo, senza magari utilizzare i meta, ma sempre a modo mio, non di un esperto, ok? Quindi se avete bisogno di un team da un vero esperto, non dovete guardare me. Sono canali molto più solidi e di personaggi che effettivamente vincono campionati là fuori, a differenza mia che faccio 3 combattimenti la sera e basta. Quindi, chiusa questa premessa, adesso voi qui vedete un foglio bianco. Qui io potrò illustrare a Giulio con i miei disegnini come si fanno i team, almeno come li faccio io. Ci sono 3 modi secondo me per fare un team. Il primo è quello di seguire un po' i meta e di crearsi magari un counter contro questi meta. Per counter quindi si intende qualcosa che contrasta il meta, e si utilizzano ovviamente i Pokémon migliori, overused, chiamiamoli così. Poi c'è il metodo che io chiamo copia e incolla. Ma che lo schema è diverso. Lo schema è diverso da prima. Sì, perché adesso l'ho pensato un po' meglio. Adesso si vede, scusate, non si vedeva prima. Quindi, meta, un counter contro i meta che si utilizzano yo-yo, un copia e incolla che sono un po' in rental team in un certo senso. Tu ti affitti i team dei pro, li porti a combattere, prima o poi ti imbatterai in qualcuno che ha creato un counter da solo e cacchi tuoi, insomma. Questo qua va molto bene se volete giocare così passivamente, vincere un po' di lotte, perché vedete che il campione del sto cavolo ha messo il codice online della sua squadra imbattibile, voi la usate come dice lui e vincete un bel po' di partite sicuramente. Poi c'è il metodo, quello che per me è il più bello e soddisfacente: chi sono i miei Pokémon preferiti? Qui non è che ci possiamo ficcare per quanto uno voglia un cacchio di Pichu, no? No. No, non perché comunque sia un minimo di forza ce lo deve avere, perché Pichu finisce molto molto male, molto molto in fretta, proprio malissimo, proprio qua così. Questa è la sua spina dorsale che ha staccato il Tyranitar di turno. Qua c'è la coda staccata. Beh, tutto schifo. Per quanto riguarda i counter e i Pokémon preferiti, in realtà possono essere vagamente abbinati, perché è quello che sto facendo praticamente io. Quindi devi avere più o meno presente cosa sta succedendo là fuori, con chi ti imbatterai. Tu vuoi fare l'uno contro uno o due contro due? Tutto. Però che nell'uno contro uno stanno succedendo determinate cose, nel due contro due tante altre cose. Parliamo del due contro due perché è quello che sto giocando adesso. Per esempio nel due contro due come meta ci sono vento in coda. Che intendo per vento in coda? È una strategia che tutti utilizzano, può essere abbinata a tante altre strategie, ma comunque sia il vento in coda ce l'hanno lì dentro, quindi è pieno di Braviary. Assomiglia a un Braviary? No. Ok, Braviary che lo possono fare anche molto bulky, quindi resistente. Questo va seccato con un fulmine o un tuono, per capirci, perché anche un attacco di pietra di solito non lo secca. Qualcuno può utilizzare il mitico, il nuovissimo Corviknight. Assomiglia un po' a qualcosa d'acciaio? No. Sembra okay. Lo stesso uccello di sopra in realtà, senza la testa. Ok, questo è Corviknight. Oppure un banalissimo ma facile da usare, Whimsicott. Ciao, ciao Whimsicott. Ciao, come stai? O anche tu ti aggreghi a questo bel agglomerato, no, di gioia, o trovi un modo per counterarlo, come ho fatto io. Per counterare un team del genere vuol dire che il Pokémon volante di turno non deve stare un turno vivo, o se è vivo lo devi bloccare in qualche modo con attacchi come Taunt, che dovrebbe essere provocazione, Fake Out, che è bruciapelo, che lo bloccano per un turno come faccio io con Jojo, ovvero Morpeko, e forse una tuononda se proprio vuoi, però lì è un po' fortuna, o ti unisci a loro o trovi un modo certo per contrastarli. Cosa vorresti fare tu? Ma fa schifo quei 3 Pokémon dei primi. Non sono 3, non lo fanno solo questi, eh. Dopo lo andiamo a analizzare. Io non voglio neanche uno di quei 3. Poi un'altra strategia che va molto è il Trick Room. Il Trick Room è la cosa opposta
del vento in coda. Quindi loro invertono le velocità in campo, quindi il più lento andrà per primo. Vedrai un sacco di haterin, felicissime haterin, che sembrano degli alieni dentro dei funghi, non lo so cosa sembrano, che sono dei folletti psico, fare questo trick room, magari abbinate da quel Pokémon nuovo che è il nuovo Chansey, che molto felicemente ti dice ehi sono qui, che è un attacco che ti costringe ad attaccare a lui. O troverai il mitico Oranguru di Sole e Luna, o almeno Miltank. No, è Miltank, anche le mammelle non sono le mammelle, sono i cosi, come, è la palma che c'ha Oranguru. È Miltank, fagli le piazze. C'ha anche una copertina Oranguru, se non sbaglio. E un altro che può fare Trick Room è il meno scontato, esatto, Mimikyu, che è uno dei più versatili tra i Pokémon che danno fastidio di supporto, perché Mimikyu può imparare anche Will-O-Wisp, che sarebbe fuoco fatuo, molto comodo se vuoi abbassare di colpo l'attacco degli attaccanti fisici. Mimikyu cieco. Vuoi far parte di questo fantastico team del Trick Room o vuoi contrastare anche questo? Non lo so, a me Mimikyu piace. A te Mimikyu piace, quindi questo già potrebbe essere una possibilità, quindi Mimikyu supporto per ora lo mettiamo qui su un altro livello. In realtà può essere usato anche come counter di Trick Room, cioè se tu vedi che una squadra c'ha questi due Pokémon qui, li vedi questi due, stai sicuro che iniziano la partita con quello. Se vedi un Oranguru e tutti i Pokémon lenti, stai sicuro che il primo turno ci sarà questo. Con Mimikyu un po' più potrebbe ma non potrebbe, e tu sei lì per quello, perché se tu vedi questi due lanci Mimikyu il primo turno e anche tu fai Trick Room, loro faranno Trick Room e non sarà successo niente, contrasterai il loro Trick Room. Le altre strategie che vanno molto sono quelle basate sul weather. Cosa vuol dire weather in inglese, Giulio? Meteo, quindi cambiamenti climatici. E pensiamo a Pokémon come Excadrill. Bravo, sono felice che questo sia stato riconoscibile. Questo è diventato un video di Draw Pokémon from Memory. Nelle lotte in doppio Pokémon vedrai un sacco di Excadrill, perché queste qua hanno un'abilità che si chiama Sand Rush, grazie alla quale la sua velocità se c'è la sabbia raddoppia proprio se c'è la sabbia, quindi li vedrai abbinati a Pokémon che Tyranitar. Evocano bravo subito la sabbia come Tyranitar. Già ti avevo spiegato che uno tra i tuoi Pokémon preferiti, che è Leafeon, ha quell'abilità lì con il sole. Leafeon quindi può essere utilizzato in due modi, o uno in un team di sole o in un team di pioggia come counter ai team di sole o sabbia. Leafeon è lì per settare la pioggia in caso o eliminare la sabbia, mi hai capito. C'è chi abbina molto bene tutti questi qua e che le va a abbinare ad altre strategie, quindi queste sono le macro strategie, chiamiamole così. Poi ci sono delle micro strategie legate alle abilità dei Pokémon. Famoso Lucario che mi sono trovato davanti. Pluto. È Topolino. Quando mi sono trovato quando mi sono trovato Lucario davanti, è Pippo, pronto a prendermi a cazzottoni, ho pensato, ma un Lucario in realtà io lo spacco, no? Però Lucario era vicino al suo caro amico Whimsicott, che era super felice, perché dice, ehi, ciao, come stai? Adesso ti baffo tutto, ti faccio esplodere il culo a chiunque ti capiti davanti. Quella era la strategia. Infatti Whimsicott, siccome Lucario ha un'abilità che si chiama Justified, gli attacchi di buio gli fanno aumentare l'attacco di un'attacca, io lo chiamo così. Whimsicott ha un attacco che si chiama Beat Up, di tipo buio appunto, che colpisce quanti Pokémon in squadra. Quindi se tu fai un 2 contro 2 ce n'hai 4. 4 colpi vuol dire che ti troverai un Lucario buffato di ben 4 volte il suo attacco. Questo Lucario esplode il tuo team. A meno che tu non abbia, non so, un Pokémon velocissimo, psico, fuoco, con un attacco micidiale che dici lo distruggo prima possibile. Se non fosse che il turno subito dopo Whimsicott ti piazza proprio nel bucio del culo un bel vento in coda. Quindi anche se Lucario dovesse fallire, cosa improbabile, l'intera squadra dietro Whimsicott è pronta a prenderti a calci in culo. Quindi in poche parole, o ti unisci alle macro, o non solo non ti unisci alle macro, ma crei un counter per tutte queste situazioni. Nel team Giulio per ora c'è un Mimikyu. Mimikyu in automatico, se ha l'abilità Will o Wisp, così diminuisci subito l'attacco degli attaccanti più pericolosi del 50%. Ti trovi un Haxorus davanti o qualche bestia del genere, Will o Wisp ti mette al sicuro. È brutto che, vabbè, Haxorus, ho fatto un pessimo esempio perché Haxorus è più veloce di due tacche di Mimikyu, ha Mold Breaker, quindi passa attraverso. In poche parole, se tu vedi un Haxorus, Mimikyu toglilo. E l'altra abilità che ci serve qui è
Trick Room ci avrà messo più o meno al sicuro contro di questi. Non per forza, poi lì te la devi giocare bene tu. Poi, ovviamente, che altro può avere? Carineria e Shadow Claw. Nessuno utilizza Shadow Sneak, anche se potrebbe essere un'ipotetica scelta. E nessuno usa più Danza Spada. Ti porti Mimikyu, anti-attacco pesante e come anti-Trick Room. E già questo è un Pokémon solido. C'è qualche altro Pokémon che ti piace davvero tanto, che ti piacerebbe portarti? La gelatina. Reoniclus. Qui entriamo un po' più nel dettaglio di bello shiny di come faccio io i team, perché io non prendo il Pokémon in particolare e lo faccio come tutti lo fanno, perché questo qua ha tante possibilità in realtà. Prima di tutto vediamo i parametri. Ha una velocità pessima, ma proprio 30 è inutile pressoché. Vabbè, è un bambino. Va bene. Ha un attacco speciale solido e questo sta bene in un Trick Room team. Quindi abbinato al tuo Mimikyu, nel caso in cui tu voglia settare Trick Room, può funzionare, mi segui? Allora questo deve essere quasi che per forza abbinato a Trick Room. Il brutto è che lui, essendo solo psico se non sbaglio, lui sarà ampiamente vittima dei Tyranitar, dei fantasmi, pensa a Dragapult. Dragapult sarà sempre più veloce di te. Adesso sono su Pokémon Showdown. Iniziamo con l'aggiungere intanto Mimikyu. Shiny. Quindi non è che lo puoi scegliere Shiny. Vediamo prima di tutto gli stats. Mimikyu hai bisogno che sia veloce, quindi Jolly. Puoi decidere tu se farlo un po' difensivo, che resista a qualche colpo, o se vuoi che attacchi. Ma essendo quello che deve piazzare Will-O-Wisp, deve attaccare ogni tanto, io sicuramente gli piazzerei massima velocità, in modo che comunque sia in alto tra i primi ad attaccare. E si potrebbe fare, nel caso in cui ti concentri per almeno due turni a settare Trick Room eccetera, alzare gli HP. Se devi avere un team Trick Room piazzato da Mimikyu, Mimikyu ti serve lento, quindi devi capire se Reuniclus deve attaccare. Stiamo pian piano costruendo un team Trick Room, io te lo lascerei bilanciato così, allora un po' più che possa comunque attaccare. Jolly, massima velocità, massimo attacco. Oggetto, ci piazzi una Life Orb, che è la più comune per Mimikyu, perché ti consente di fare parecchio danno. Abbiamo bisogno di Play Rough, che è carineria, Shadow Claw, come abbiamo visto, Trick Room e Will-O-Wisp. E questo è il tuo Mimikyu. Per ora hai già una debolezza allo spettro. Aggiungiamo anche Reuniclus, adesso ne hai due deboli allo spettro. Ti consiglierei i prossimi proprio di evitarla completamente. Reuniclus invece lo farei più o meno come si fa un Sylveon o un Glaceon. Modesto, massimo attacco speciale, nullo attacco, ma non ci serve, e massimi HP. Reuniclus, devi capire se deve essere una bestia di Swiper. Qui che mossa da psichico. Allora, essendo un 2 contro 2 in questo caso, io vedrei prima di tutto se ci sono attacchi a molteplici avversari. Numero 2. Poi mi piace Gudra. Gudra. Gudra la prende in faccia da tanti. Cioè, se ti piace entrare con Gudra, allora ti devi fare un team Trick Room. Farti un Gudra estremamente lento, un Reuniclus estremamente lento. A questo punto Reuniclus, se lo usiamo, se lo userai soltanto quando Trick Room è settato, neanche ti direi di farlo modesto. È la velocità che deve essere a terra. Quindi la velocità deve essere proprio a terra, mi segui? Allora niente Gudra. A few minutes later. La situazione si sta facendo complicata man mano che dici nomi e cose. Cioè, ne stai dicendo tanti con cui il mio cervello un attimo fa. Cioè, strategia non elaborabile. Snorlax sta bene in un Trick Room team. Ok, sto già ragionando. 2 hours later. Signori, abbiamo finito il team e Reuniclus lo devo eliminare, quel poverino. Rest in peace Reuniclus, ma quello fa parte di un team che deve essere Trick Room, e veramente ora Aterin è meglio di Reuniclus. Allora signori, come primo Pokémon quindi abbiamo Mimikyu, che è confermato come anti-Trick Room, ok? Quindi questo è il nostro counter ai Trick Room, e non solo il nostro counter al Trick Room, ma anche la possibilità di fare Will-O-Wisp, Focus Sash, non sia mai che ci troviamo un Haxorus davanti, Excadrill, molto pericoloso con abilità come Mold Breaker, che ci possono appunto, se ne frega dell'abilità Disguise di Mimikyu, quindi della sua testolina che si può rompere, ti attaccano, punto. Antivento in coda è il signor Shiftry, ok? Questo è un team builder di Pokémon Showdown, se non l'avesse mai visto, basta che googlate Pokémon Showdown. Natura decisa Adamant, massimi punti in difesa e HP. Quindi ci avrà un bonus in attacco e poi noi metteremo bonus in difesa e HP. Questo è il nostro counter non soltanto
contro i team Vento in Coda, ma anche contro i team con gli screen, quindi i Grimmsnarl, che se ne vedono fin troppo in giro con Brick Break. Già mi sono scordato come ha fatto Shiftry, ti rendi conto? Lo stavo appena guardando. Sembra un pupazzetto di neve, non lo so. Secondo Pokémon, uno dei preferiti, se non il preferito di Giulio, è Leafeon. E noi vogliamo far funzionare Leafeon. Io ho già avuto esperienza su come far funzionare Leafeon. Lui ha bisogno dell'abilità Clorofilla, che raddoppia la sua velocità quando c'è il sole. Ciò significa che abbiamo bisogno di settare una squadra basata sul sole. Abbiamo trovato diversi metodi anche per mantenere su questo sole, che girano intorno a Ninetales e Sylveon. Quindi intanto vediamo un Leafeon natura decisa. Abbiamo distribuito solo un 156 punti in velocità, perché poi è raddoppiata, quindi comunque sia, in realtà potremmo fare anche di meno, però questo è per sicurezza, per essere più veloci anche di un Dragapult, per capirci. Attacco massimizzato e il resto in HP, in modo che resista qualche colpo, dato che la sua difesa già di sua è molto alta. Giulio, ci sei ancora? È il tuo team, sto lavorando per te. Giulio, ci sono. Ok, questo è il Leafeon. Fa schifo. Senti, sarà bello quello che avrai, non questo. Tra l'altro tu già ce l'hai un Leafeon. Ah beh, però non ha l'attacco giusto. Non ha l'abilità giusta. C'hai un Leafeon Shiny senza l'abilità giusta, che è quella che ci serve. Il numero 4, signori. Ninetales, molto importante, perché ha l'abilità Drought, che ci permette di lanciare il sole. L'abbiamo messo come oggetto Eject Pack, che vuol dire che non appena una nostra statistica cala, lui esce di battaglia, torna nella Pokéball, entra un altro, e ci serve nel caso in cui noi non partissimo con Ninetales e Leafeon, ma Ninetales e Shiftry, per esempio, che è il nostro counter a tante cose. Eject Pack ci permette di uscire dalla battaglia non appena utilizziamo Overheat, perché abbassa il nostro attacco speciale, e quindi avremo la possibilità di risettare facile facile il sole cambiando Pokémon, semplicemente. Solar Raggio, perché no? Solar Raggio è molto comodo, perché in questo caso tutti i Pokémon d'acqua che ci troveremo davanti non si aspettano magari un Solar Raggio in faccia da Ninetales, nel caso in cui il Leafeon o non ci sia, perché potremo per qualche motivo non portarlo, anche perché anche Shiftry ha l'abilità Clorofilla, velocità raddoppiata col sole. Quindi di possibilità di gioco ne abbiamo. È natura timida, quindi soprattutto la velocità, infatti tutto distribuito in attacco speciale e velocità, perché ci serve che lei sia la prima, si spera, ad attaccare, a meno che non ci sia un Dragapult, per fare Overheat e quindi scappare via, o un Will-O-Wisp per dimezzare l'attacco di qualcuno, un Memento quando stiamo per morire, molto importante Memento, perché questo è molto importante, punto. Sylveon è il nostro setter di emergenza del sole, e sarà la principale creatura che andrà dinamaxata, perché ha una bella difesa speciale, bello tosto, così come anche lo stesso Shiftry, che può aumentare il suo attacco se dinamaxato con Brick Break, che ci serve appunto per rompere gli schermi. Se ci serve un Dynamax per Heliolisk, perché con questo attacco qua vogliamo shottare un Tyranitar 100% sicuro, visto che questo qua, anche se ha 70% di precisione, tante volte, troppe volte liscerà. Abbiamo un fantastico Sylveon con l'abilità Pixelate, che trasforma Hyper Voice, che è normale, in attacco folletto. Magical Leaf è tipo erba, non si sa mai. Mystical Fire è tipo fuoco. Se tu vedi che c'è la possibilità che una squadra parta con Excadrill e Tyranitar, tu parti subito con Sylveon e Shiftry. Secondo me è il modo più facile per evitare il problema, perché se Excadrill non esce, comunque sia tu sei messo bene contro Tyranitar grazie a Sylveon. Puoi settare il fuoco per il tuo Shiftry, che nel frattempo Shiftry può far fake out a qualunque problema ci sia all'intorno. C'è qualcuno che vuole fare vento in coda? Tu gli dici no no no, non si fa vento in coda con fake out. Poi se Sylveon setta anche col Mystical Fire il sole, anche se non muore quello che vuole fare vento in coda, dopo Shiftry sarà più veloce perché il sole sarà in alto, quindi Shiftry potrà fare un bel rock slide in faccia a tutti. Sylveon, che è settata di natura modesta per massimo attacco speciale e tutto il resto su HP, perché avendo già una buonissima difesa speciale, tanti HP ci dà buone possibilità di sopravvivenza, con una Babiri Berry che ci permette di non subire il super efficace di tipo acciaio. Sembra un armadillo. Oh mio Dio. Ma perché le zampe corte? Non lo so. Va bene. Ninetales con le zampette corte. E poi ci abbiamo un fantastico Sylveon. Che cos'è? Un orsetto. Un orsetto con i capelli.
Oh mio Dio, signori, io non posso fare Draw Pokémon from Memory, faccio schifo. Eppure volevo fare un video Draw i primi 150 Pokémon from Memory, penso. No, i primi 150 sono facili. Questo è Sylveon e ci manca l'ultimo. Heliolisk, siamo arrivati finalmente a Heliolisk. Ha uno stall a scelta, quindi un Choice Scarf, perché niente deve essere più veloce del nostro Heliolisk, ok? Non voglio che Giulio subisca il fatto che il mio Gengar stesso, uno dei Pokémon più veloci, è stato outspeedato, quindi ha visto un Pokémon più veloce ed era Tyranitar. Cioè Tyranitar è stato più veloce di me. Nessuno deve essere più veloce di Heliolisk, perché Heliolisk è il nostro Swiper Ultimate per eccellenza, con un Focus Blast per il nostro caro Tyranitar, con un Volt Switch nel caso in cui ci sia un Bravieri, lo dobbiamo seccare subito. Quindi questo ha possibilità di essere Dynamaxato, perché deve shottare anche. Hyper Voice, perché va bene, lui essendo normale gli diamo anche un attacco normale. E Surf, perché abbiamo determinate debolezze al fuoco per Shiftry e Leafeon, e quindi vogliamo sicuramente toglierci dalle palle. Quindi magari abbinato a un Protect di Sylveon, lui può sparare un Surf o un Max Guard di qualcun altro. Secondo me, detto questo, ovviamente modesto, perché avendo già Choice Scarf già è velocissimo, quindi va benissimo così, modesto, massimissimo attacco speciale, cioè proprio lui deve devastare il prossimo, non ce ne frega niente, e lo farà grazie alla Choice Scarf e a tutto questo. Quindi Giulio, ci siamo. Heliolisk, oh mio Dio, è l'unico che ho fatto decente. Ecco qui un fantastico Heliolisk. Questo, signori, è il team Giulio. Cancelliamo tutta sta roba, perché questa roba qui me la pubblico addirittura, Giulio, su Instagram. Guarda, sei pronto per sconfiggere i meta con questi Pokémon? Non sì, proprio meta, a parte Mimi. L'unico meta qui è Mimikyu e Sylveon. Il resto potrebbero abboscare di brutto o rivelarsi un'ottima scelta. L'importante, signori, è che ci divertiamo. Giusto, Giulio? Certo. L'importante, secondo me, signori, se state vedendo questo video, è che siccome non saremo tutti campioni del mondo, a meno che tu non stia iniziando adesso e abbia, non lo so, 13-14 anni e tu già sia un mostro e puoi puntare vai a tutta, ti incoraggio io, ma noi tutti ci vogliamo solo divertire, quindi questo è il metodo con cui... Non è vero. Questo è il metodo con cui io faccio i team vincere, si spera, ma anche per divertirmi. Bisogna un minimo sapere cosa c'è là fuori, perché sicuramente non ti puoi portare Raichu così a cavolo perché ti piace, eccetera. Devi sapere che ci sono team Trick Room, devi sapere che ci sono team su vento in coda, quelli con strategie assurde, e queste strategie vanno fermate. Questo come ho costruito un team per Giulio, affinché queste strategie, si spera, non abbiano luogo. Giulio, nel prossimo video che faremo insieme, quindi sarò io che ti vedrò giocare. Bene bambini, questo è quanto per questo videolo. Adesso qui alla mia destra appariranno dei video cliccabili. Bellissimi, vero? Lo so. Come tanto è bello questo cerchietto qui che puoi schiacciare per iscriverti, perché no? O ancora meglio, dare un bello schiaffettino, un cazzottino alla campanella. Questo è quanto, buonanotte. I'm gay.